Lo guardai per un momento senza riconoscerlo e gli tesi macchinalmente la mano. Mi riconosci? Forse fu una sciocchezza, ma cosa avevo da temere? E ci sono molti ladri? Molti, e di parecchie specie. Una gamma infinita. Ma i furti non sono tutti gravi. Alcuni sono giustificabili, se è la povertà che li provoca. Beh, certo. Ci sono dei furti sui quali si può chiudere un occhio. Tu hai una teoria sull'argomento? Io? Dica. Non è nuova. La dica lo stesso. Ebbene, perché non si permette che degli uomini capaci, intelligenti, dotati di talento e forse anche di genio, quindi indispensabili alla società, invece di vegetare in una cella, siano fino a un certo punto liberi di infrangere la legge? Mi sembra difficile. Dica. La società ne avrebbe un beneficio. E che distinguerebbe dagli altri questi uomini superiori? La loro stessa coscienza. Lei conosce qualcuno che non si riterrebbe un uomo superiore? Si verificherebbe soltanto al principio. Poi ci si ferma. Non ci si ferma, glielo dico io. Una specie di ladro utile, insomma, benefico. Ma questo è il mondo alla rovescia. Dato che è già alla rovescia, c'è il caso di rimetterlo dritto.